Belli e brutti amici di questo canale, salve a tutti. Sono un'altra volta in diretta con Franco di Sofia, Bulgaria, e riprendiamo questo argomento delle pensioni per gli italiani in Bulgaria. Così facciamo qualche chiarimento. Ciao Franco. Ciao a te e a tutti chi ascolta questa intervista su TikTok da No. Sofia, Bulgaria. No, no, non è TikTok, ma è YouTube sempre. Ah, beh, quello che è, insomma, dai. Fa niente. Te, Franco, sai cosa ti volevo chiedere? I 4.000 euro al mese che tu stai prendendo come pensione, come li spendi tu in Bulgaria? Magari prendessi 4.000 euro al mese, magari. E col tuo permesso, prima dell'intervista, di nuovi fatti su questo problema Sì. dei pensionati italiani in pensione privata in Bulgaria, voglio togliermi un sassolino e mi assumo tutta la responsabilità. Certo. Quando mi hai intervistato l'ultima volta, alcuni italiani che definisco non italiani, perché l'italiano non ha nel DNA la solidarietà e tutto il resto, non sto qua a elencare, e hanno scritto delle grandi vaccate, Giusto. proprio letteralmente. È per Un questo. certo Sparta, tu ci sei riferito a 4.000 euro, bene, un certo Sparta, io dico come si è qualificato, devo rispondere che 42 anni di contributi, la mia pensione di 1.500 euro lordi al mese, ho fatto per anni il camionaro, nonostante sia diplomato ragioniere, ma io stare 8 ore dietro una scrivania divento pazzo peggio di Hitler. Poi vorrei rispondere a chi si firma sigla 738. Tutti i pensionati che si sono trasferiti per non pagare le tasse, bisogna togliere la cittadinanza. Questa è la più Ma bella. io non so cosa aspetta lo Stato italiano a toglierci la cittadinanza. Poi questo signore Sparta 738 mi deve dire qual è la legge italiana che mi obbliga a diventare cittadino bulgaro. Visto che è molto intelligente, aspetto una sua conferma. Poi, uno che diventa AIRE, e non è una parola astronomica, spaziale, anagrafe italiani residenti all'estero, se è obbligato a diventare AIRE, perdiamo immediatamente la sanità italiana. Questa Giusto, ma tutti. è una bella cosa. È una bella cosa, ma non è un problema. Siamo tutti sotto la sanità bulgara, quindi non andiamo in Italia a farci curare e non paghiamo. Sono tutte stupidate che scrivete voi italiani. Abbiamo la sanità bulgara e paghiamo la sanità bulgara. Giusto. Poi c'è un Ah, anzi, altro. mi puoi soltanto spiegare solo un attimo, questa sanità Sì. bulgara come funziona? Cioè, paghi con le tasse o come viene pagata? O un'assicurazione? Bravo, bravo, hai già anticipato tu una mezza risposta. Ah. Allora, quando uno è pensionato italiano e viene a abitare ufficialmente a tutti gli effetti di legge in Bulgaria, deve iscriversi alla sanità bulgara. E come fa? Deve andare alla sua ASL di appartenenza italiana, si fa rilasciare il modello S1. Savona 1, ritorna in Bulgaria e si iscrive alla sanità centrale. È iscritto, ma non è registrato. Per essere registrato deve prendersi un medico di famiglia, come abbiamo noi in Italia. E il medico di famiglia ti registra e da quel momento sei sul circuito elettronico della sanità. Ah, ho capito. Funziona meglio che in Italia. Ma no, no, non diciamo così, sennò dopo gli italiani si infervoriscono. No, 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 funziona bene la sanità in Italia, che presto diventerà tutta privata e sono Giusto, cavoli loro. giusto. Avremo il sistema americano. Bene, Certo. e poi cosa possiamo aggiungere a questi Una cosa commenti? che ha scritto uno e si sigla come moto, ha scritto: l'invidia è una brutta bestia nel DNA italiano, e ha Giusto, ragione. sì, purtroppo ogni tanto, ma questo cioè, non capita spesso, purtroppo è capitato proprio in questo video che abbiamo fatto, questa chiacchierata, Certo, diciamo, certo. noi due, perché c'è tanta invidia? Perché io ho già Sì. spiegato un'altra volta anche a un mio amico, quando lui, anche lui ha letto questi commenti, mi ha subito chiamato. E io ci ho detto, guarda, questi qua sicuramente saranno delle persone che neanche lavorano. Solo Esatto. capisci che, cioè, che proprio c'è un'invidia pura che uno Il percepisce famoso, una la pensione. famosa
cittadinanza, Ecco. che davano qualche politico, e poi abbiamo scoperto che le casse italiane sono andate sotto lo zero. Beh, vabbè, lo erano sempre, sempre questo. È da 40 anni che sono sotto zero. Adesso io sono in contatto con un Mauro Marino che è molto esperto in pensione e ieri ha pubblicato un video, visto che gli italiani sfottono gli italiani che sono andati all'estero. Signori, c'è una convenzione tra due stati, ma sapete voi che cosa state scrivendo? Non penso proprio. No. Bene, Mauro Marino ha detto: in Italia presto le pensioni non ci saranno più e voi state qua a rompere le scatole per le tasse e la cittadinanza. Pensate un po' in casa Italia che presto vi martelleranno di brutto, come ho fatto col Covid. Sì, purtroppo sì, e non è cambiato niente perché proprio l'altro giorno è uscito un altro articolo di ADNS Cosnos, come cavolo si chiamano, un ufficio stampa insomma, Sì. che hanno fatto diciamo, il richiamo per tutte le donne incinta di vaccinarsi contro il Covid. Oggi, cioè dopo tutto quello che sappiamo, non si fermano. Certo, sai Perché? perché non si fermano? È come nel nostro caso della pensione defiscalizzata in Bulgaria, che dico agli italiani che hanno scritto: c'è una convenzione internazionale bilaterale, Italia-Bulgaria. Non è che ce la siamo inventata noi, l'hanno firmata nel 1988 in Sofia. Okay, è diventata legge, Gazzetta Ufficiale 205, legge 389 italiana del 2 settembre del 91. Perché? Perché nell'88 in Bulgaria esisteva ancora diciamo, il dominio comunista. Quando è caduto a novembre 89 c'è stata questa rivoluzione. Tanti paesi dell'est, satelliti della Russia, sono diventati popolo democratico. E infatti la convenzione, il titolo è Convenzione tra Italia e Bulgaria. No, convenzione tra Italia e Repubblica Socialista Bulgara, per non doppia imposizione. Italiano, svegliati, senti cosa sto dicendo. Ma a proposito per gli italiani svegli che magari hanno l'idea di venire in Bulgaria, magari non pensionato, ma un italiano può lavorare in Bulgaria? Beh, diciamo che il problema grave, secondo me, È la è un lingua. italiano che viene a lavorare in Bulgaria. Cioè lavori con dei tuoi compagni, ok? E se non parli bulgaro che cosa gli dici? E Giusto. loro cosa ti dicono? È lo stesso problema Perché? come qui in Thailandia. Esatto. E poi può essere che qualcheduno parla inglese, perfetto, ma tu italiano parli inglese che non sei neanche capace di parlare italiano? Sono un po' attirato con queste persone che scrivono delle Sì, grandi, non dico la parolaccia, ti cavolate. sento vicino. Ti sento. Sì, Poi però comunque. C'è stato qualche un altro intelligente italiano, perché sai, questi italiani sono intelligenti, hanno studiato, eh. Aspetta, ti Io volevo. Sì. non farei votare gli italiani all'estero, Ah, sì. ma cavoli, ci togli un peso che tu non ne hai problema, ma però se non votiamo, che è un diritto, non paghiamo le tasse, che è un dovere. Ah, giusto, anche. Ma comunque, allora, anzitutto questi commenti li fanno solo quelli con i fake account, con account appunto, come hai detto, Sì, che non si certo. capisce una mazza di chi è, però fa niente perché quelli Certo. pensano che Sì. veramente si possono nascondere dietro un nome qualsiasi, però oggi Sì. con i sistemi che abbiamo è molto semplice di sapere Andate chi a è. beccare. Sì, non è un grande problema. Certo, ma Questo è io come non mi primo. interessa, io sono. Per seconda cosa, solo per termine. C'è questa invidia italiana che purtroppo io che non parlo perfetto l'italiano la recepisco perché anche da me, cioè anche a me mi insultano, fanno, dicono. E io ho sempre risposto, ma scusa un attimo, ma se io sarei una figa?
cioè un silicina, siliconato. Sì, certo. No, non sarebbe mica un problema per voi, giusto? Anche se non parli l'italiano perfetto. Sì, certo. Siccome sono uno ancora di quelle specie, sono una delle specie umane, quelle antiche, sono ancora un uomo, non sono no, non binario, esatto. E non sono no chissà cosa, lesbico chissà certo. cosa. E mi devo ascoltare purtroppo questi due o tre cretini che ogni tanto certo, si mettono certo, nel certo. mio canale. Ma poi Nico, devi capire una cosa, che se hanno fatto questa Europa, lascia stare se va bene o non va bene, non sono affari miei. Quindi i cittadini europei, ivi compresi italiani e bulgari, perché la Bulgaria è in Europa dal 1 gennaio 2007, adesso qua qualche italiano che era meglio che non entrava. Non sono mica entrato io in Europa come bulgaro, è stato il governo bulgaro e ha scelto di entrare in NATO e in ONU, tanto per essere precisi. Ma a questo punto siamo tutti cittadini europei, tutti. Certo. Ma siamo tutti umani, cioè siamo tutti certo, della stessa sì, razza. Sì, cioè, certo. Però tante persone non l'hanno capito questo. Beh, insomma, a questo punto mi viene in mente la famosa poesia di Totò, A livella, che può essere nella vita normale mega, ma mega, mega, poi quando vai sotto a 2 metri sei uguale a quello che c'è di fianco che era un operaio. Giusto, giusto. Anche qui si dice, non ti puoi portare niente quando muori. No, assolutamente. Ecco. No. E quando è il momento, perché sappiamo quando nasciamo, ma non sappiamo giusto quando moriamo. E quando è il momento, suona la campanella, si tocca a te, ma io devo fare pianta giù tutto e vieni qua. Poi. Cosa potrei aggiungere a questo? No, io ti aggiungo che ci sono state alcune varianti nell'ultima tua intervista che abbiamo fatto dei pensionati italiani in Bulgaria, poi qualche italiano scriverà qualche altra cavolata, ma lasciali scrivere, si vede che si divertono. Sì, ma sono sempre due o tre, non è sì, che è la massa. Sì. Io ho interpellato la sede centrale del fisco bulgaro, detta NAP, Napoli, Ancona, Palermo. Ho fatto 3 interpelli, 2 me li hanno già risposti. Sapete che cosa mi hanno risposto? Avete ragione. Il nostro problema è i pensionati in Bulgaria contro l'Italia, avete ragione, ma noi abbiamo chiesto tante volte all'Italia di sedersi a un tavolo, articolo 25 della convenzione scambio di informazioni, e ci hanno sempre risposto picche, gli abbiamo detto cambiamo la convenzione, Italia non se ne parla neanche, perché chiedete cittadinanza bulgara, per noi cittadinanza bulgara e non se ne parla più, e silenzio. La Bulgaria si è un po' acquattata. E trovo strano perché ci sono la Corte europea e la giustizia europea, che sono 2 paesi che stanno in Europa, mi sembra strano che la Bulgaria si sia bloccata, perché basta che la Bulgaria, non io che sono presidente di un'associazione dei pensionati italiani in Bulgaria, ma la Bulgaria fa una nota di reclamo in Europa. Vabbè, l'Italia prenderà la sua solita defiance, ma tanto non pagano i politici, però c'ha un'altra nota di richiamo dall'Europa. Ma credo che ci sono forse anche qualche interesse dietro, come sempre, senza in questo caso come è per questo non fanno più che il passo, diciamo, necessario che si potrebbe fare. Sì, io la sparo grossa e mi assumo la responsabilità. Ho tanto presentimento che dall'Italia gli sia arrivato un piccione viaggiatore con qualche cosa attaccato nella zampina, o magari con una cassaforte, non so, forse il piccione può portare la cassaforte, non penso. Ma ideologicamente penso che sia così, perché non può uno Stato sovrano si blocca davanti a un rifiuto di un INPS, che è un miserabile sostituto d'imposta, dipende dal Ministro del Lavoro, ed è un sostituto d'imposta dell'Agenzia dell'Entrante che dipende dal Ministero delle Finanze, cioè non riesco a capire. Infatti è molto frustrante, credo, per tutti i pensionati in Bulgaria, cioè pensionati italiani in Bulgaria, perché siete quasi bloccati, non potete certo, fare niente, certo, perché certo. È questo il punto del
ma non c'è qualche associazione, diciamo, più grande, un partito politico no, che c'è, si potrebbe... No, c'è la nostra, poi in Bulgaria c'è un patronato italiano, non mi esprimo sul patronato perché sappiamo che gente sono. Sì, sì, infatti, questo da 40 anni è così. Che, sì, sì. Perciò questi patronati. Allora è dal 91 fissamente che c'è questa convenzione Italia-Bulgaria non doppia imposizione, italiani non doppia imposizione, sapete cosa vuol dire? No, studiate. È dal 91 a giugno del 23 hanno cambiato le carte in tavola. Noi c'è scritto nazionalità bulgara che è uguale a cittadinanza, ma dove la leggete sta roba qua? Che poi cioè nel tuo caso ora tu prendi 1.500 netti, mi hai detto, giusto? No, io prendo 950 perché siamo stati fiscalizzati punto. A giugno sì, del 23, chi del 70, chi dell'80 e chi del 90%, logicamente più vai su di pensione più ti tagliano. Ecco, ma c'è anche persone che prendono di meno di te. Sì, sì, certo, 700 euro. E c'è una legge, se non sbaglio, scusatemi italiani, la numero 142, che l'INPS non può andare a prendere al di sotto di 1.060 euro, soglia della povertà. L'INPS ha fatto una sua circolare, non ci interessa, ha detto terra a terra. Noi cominciamo a prelevare da 700 euro in poi. Vedi? Ai, l'Italia... E nessuno gli dice niente a questo sostituto mezzo d'imposta. Sì, l'Italia è le 200.000. L'INPS è un ente privato con, messo la parola giusta, che ha tutte le contributi versati enti pubblico. In pratica è come un'azienda cioè registrata nel registro di commercio, mi posso immaginare. Sì, infatti c'è la partita IVA. Appunto. Bene, allora. Punto. È un'azienda. Esatto, è un'azienda. E voi siete clienti. Sì, è un'azienda che si lamenta perché non ha più soldi, però ha un'infinità di beni immobili. E come mai? Mal gestiti. Ma questo si sa che è mal gestiti. Ecco. Ma chissà perché, io ho sempre questa idea che questi beni immobili sono stati acquistati a un, come si dice a Milano, da gente che sono dentro nell'INPS. Vabbè, ma in Italia non c'è niente che non è a un. È proprio il sistema di base che funziona così in Italia. Perciò, e non è cambiato niente anche appunto nei 40 anni. Io volevo, se con tu per me, volevo dire a questi 4-5 italiani che scrivono e hanno scritto le vacate. Lo sapete voi che in Bulgaria è stato arrestato un premier? Fatemi il nome di un premier italiano. Arrestato! Ecco, lo sapete voi che in Bulgaria, Repubblica Democratica, il Presidente della Repubblica viene votato dal popolo? Come in Italia, uguale preciso. Vabbè, in Italia ora hanno votato, ma prima c'erano sempre governi tecnici. Il Presidente della Repubblica viene messo dentro a un da certi partiti, appunto. Non dal popolo. Questo Gesù è fede sinistra, da come si dice. Sì, e credi ora che è cambiato qualcosa? No, anzi peggiora, più va male. E l'italiano non se ne accorge. Loro vogliono i governi, tutti, anche questo attuale, guardate un po' che cosa è successo con le vaccinazioni. Hanno messo uno contro l'altro in modo che tutti non andavamo contro il governo. Sì, sì, infatti. Ma l'italiano non l'ha ancora capito e non capirà mai. No, perché continua questa storia e continuerà finché l'ultimo non ci sarà più in Italia. Esatto. Allora, io quando c'era Boeri, che era il presidente dell'IN, quindi parlo di qualche anno fa, lui andava da Fazio, da porta a porta, come mai che tutti questi pensionati vanno via dall'Italia? Gli ho risposto, Boeri, io lo chiamavo Boerino, fatti la domanda alla Marzullo e datti la risposta alla Marzullo. Se dai una risposta giusta, hai risolto il 70% dei problemi dell'Italia. Hai ricevuto qualche risposta da lui? No.
No. Il classico. Io adesso ho interpellato anche il Presidente della Repubblica Bulgara spiegando di quel patto, anche perché nell'interpello che ho fatto al Presidente della Repubblica, che ho consegnato venerdì, sì, al segretario, ecco, gli italiani che sono in Bulgaria spendono i soldi in Bulgaria, non li spendono in Italia. E perciò se può dare un aiuto sarebbe benvenuto. Perciò Nico, vedi un po' tu Presidente della Repubblica Bulgara quello che ti dico. ma gli avvocati alla fine non hanno potuto fare grandi cose. Lasciamo perdere il nome avvocato. L'avvocato, giusto il suo mestiere, è libero professionista, e più pane porta a casa, più lui e chi di per esso mangiano. L'avvocato dice: ah, non c'è problema, facciamo ricorso. Ricorso in tribunale, hanno vinci, metti che vinci. E il giudice del lavoro dichiara colpevole l'INPS e obbliga a dare indietro quello che hanno, dico tranquillamente, rubato nel 23. C'è gente che sta ancora aspettando settembre, quasi ottobre 24, che l'INPS sua gli dà indietro i soldi. E non hanno fatto c'è niente? C'è un estremo. Non c'è, c'è una comunicazione da parte di INPS? Sì, no, non c'è niente. Anzi, l'INPS ha fatto un'altra vaccata, tanto per essere italiano. L'ADE di Pescara, perché noi dipendiamo dall'ADE di Pescara se siamo all'estero, ha risposto a un pensionato ibrido residente in Bulgaria. Cosa vuol dire? Vuol dire ibrido che ha la pensione privata e la pensione pubblica. E la pensione pubblica, se non è cittadino bulgaro, qui sì, c'è proprio l'articolo sulla convenzione, non può prendere la DP, ma la privata sì. Bene, l'ADE gli ha risposto che lui, essendo ibrido, non è contemplato nella convenzione. Sai cosa ha fatto l'INPS? E abbiamo chiesto a tutte le ADE, ma a noi non risulta. Allora, cosa ha fatto? Gli ha fatto una circolare 244 dell'8 marzo 2023, a seguito di interpello, anche a me me l'hanno mandato, ma interpello di chi? Del Papa, del Prevosto, del Custode, di chi? Perché nella circolare ADE si legge bene oggetto, ma risposta interpello a un pensionato INPS, non dice oggetto, risposta interpello INPS, no, non lo dice. Ma non credi che il loro obiettivo è lasciar passare finché l'ultimo italiano in Bulgaria non respira più? Ma può essere, più la tirano lungo, insomma, non siamo ragazzini di 20 anni, eh? Io al 14 ottobre ne ho 76 e sono pensionati in Bulgaria 80, 85, 87, 88 e sono arzilli e sono combattivi. Per fortuna. Bene, bene. Ecco, allora tu dici che il prossimo passo cosa potrebbe essere ora? Allora, adesso vediamo, perché il fisco bulgaro rilascia un certificato di residenza fiscale. Questo residenza fiscale è un documento legale europeo, chiaro? L'INPS dice no, noi non lo riconosciamo. Allora, io ho sempre fatto appostillare dall'ambasciata questo documento, dal bulgaro tradotto in italiano da un traduttore ufficiale riconosciuto dal governo bulgaro, e appostillato dall'ambasciata. Ok? Allora io dico, allora, se voi non riconoscete questo documento rilasciato al fisco bulgaro come residenza fiscale, di conseguenza non conoscete, non riconoscete neanche la postilla dell'ambasciata italiana a Sofia, e questo è grave. Ho già dato tutto all'ambasciata e in giro ad altri, stiamo aspettando risposte. Aspettiamo. Certo, che ormai, poi c'è che stato mai uno che giustamente nella scorsa intervista ha detto: questo signore è molto combattivo, eccetera, vorrei parlarci con lui. E io vi do il mio numero di WhatsApp: 00359 895 772311. E se volete iscriversi all'associazione, associazione NPIB, sia su Facebook che su WhatsApp. Bene, hai fatto molto bene. Ecco, comunque l'ultima volta l'ho messo anche nella descrizione, sì. Solo che il link non si poteva mettere, non so il perché, vabbè, fa niente, un'altra, però l'ho messo nella descrizione. Però hai fatto bene a ricordare che l'ho specificato bene in diretta. Giusto, bravo. Ecco,
Bene, allora ascolta, noi tanto rimaniamo in contatto per gli aggiornamenti di questa storia, perché è veramente una storia incredibile e anche una storia incredibile appunto per la generazione futura, perché Futura. se fanno questo con la generazione vostra, allora con la futura cosa faranno? Bisogna chiedere, no, Nico, bisognerebbe chiedere a quegli italiani che hanno scritto, secondo voi come sarà il vostro futuro in Italia? Così. Ecco, io anche qua, meglio che mi sto zitto. Silenzio, non parlare, zitto che il nemico ti ascolta. Va bene, Franco. Comunque, Va grazie bene. mille e rimaniamo in contatto Grazie per a te. Ciao. aggiornare tutti questi belli e brutti in Italia e nel mondo. Intanto noi ci Ok. ascoltiamo anche una bella canzone riguardante appunto questa tematica, perché l'ho scritto apposta, e poi noi ci sentiamo nella prossima intervista. Va bene, Franco? Allora, io ti ringrazio a nome di tutti gli associati della nostra associazione NPB, Noi Pensionati Italiani in Bulgaria, che ripeto, lo potete trovare su Facebook e su WhatsApp. Bene. Se invece volete chiamare e parlare con me, su WhatsApp 00359 895 77 2311. Bene, hai fatto bene. Grazie mille a te, Franco. Grazie. Grazie a te, buona giornata, ciao. Ciao. La vita fai il tuo dovere, ma l'inizio ieri importa sempre il solito mestiere. Ti dicono aspetta, ti dicono ancora, ma intanto il tempo vola, la pensione è una storia. Oh, sei una dittatura, gioca col futuro, non c'è più paura. Con due vie di voce ci tenete in mano come fossimo croce. Promesse rotte, scadenze dimenticate, un futuro incerto con scartoffie complicate. Il potere ce l'hai tu, non siamo solo pedine, eppure ci chiamate gli anziani, le radici divine. Non sono nulla di assino, se non ne siamo nulla senza ne essi in The wave of good vibes with Radio X.